Eccoci, questa puntata di Verde Calcio. Siamo passati dagli organizzatori ai veri protagonisti di questo torneo Santa Fermina. E partiamo dalla nostra sinistra, abbiamo Sansolini Davide, che è il portiere della Sampio, poi abbiamo Marco Minelli, invece il portiere del Fregene, dopodiché abbiamo Matteo Franceschini, Salve a tutti, sì. Buonasera. sì, Matteo Franceschini, e poi Salvato Danilo. Perché sono qui loro tra i tantissimi protagonisti del torneo? Sono qui loro perché sono loro che hanno vinto i premi individuali. Infatti, alla mia sinistra ci sono i protagonisti dei premi, diciamo, hanno vinto il premio ex aequo per quanto riguarda i portieri. Sono i portieri anche che hanno disputato la finale appunto Fregene-Sampio. Dopodiché abbiamo il miglior calciatore Salvato Danilo, che è il primo alla nostra destra, e poi appunto il miglior realizzatore che è Franceschini Matteo, che entrambi giocano con la squadra che si è aggiudicato il torneo, che è appunto il Fregene. Io partirei dai portieri. Allora chiedo a te, Davide, che sei l'unico giocatore appunto della Zampio, che cosa è successo in questa finale, diciamo, persa per 4-0, nonostante è stato anche solo essere lì e aver disputato quella partita, è stato comunque un grande successo. Sì, è stato un grande successo per tutta la squadra, anche perché non ci aspettavamo di trovarci in finale, eravamo i sfavoriti magari all'inizio del torneo, è stata una sorpresa un po' per tutti. E sicuramente in finale non avevamo più quel gruppo unito come era all'inizio del torneo, eravamo un po' disuniti appunto e ci siamo trovati in difficoltà contro un'ottima squadra come il Fregene. La cosa che ci ha detto il promotore del trofeo è stato che comunque voi eravate, diciamo, più rilassati perché già avevate raggiunto un grande risultato, che è quello di, Sì. appunto, di stare in finale, e che quindi, diciamo, che non avevate quell'aggressività che invece magari aveva il Fregene. Questa è una cosa che può essere. Boh, inizialmente noi partendo dagli spogliatori eravamo un gruppo, pensavamo di essere un gruppo unito molto carico, ma in campo ci siamo trovati molto in difficoltà appunto perché la squadra del Fregene, come ho detto, è un'ottima squadra. E ci ha spiazzato perché erano molto veloci, molto bravi tecnicamente. Non capito. La domanda che ti volevo fare poi a livello personale, diciamo, ti hanno premiato come miglior portiere. C'è stata qualche parata o qualche partita di tutto il trofeo che ti è rimasta veramente dentro per quanto sei riuscito a dare alla squadra? Sì, sono riuscito a fare un'ottima prestazione contro appunto il Civitavecchia, che è una squadra appunto in dove io ho giocato anche 2 anni fa. E ho dato, si può dire, il meglio di me stesso appunto perché ero un ex giocatore della squadra e sono riuscito a fare un'ottima prestazione con ottime parate, uscite. Diciamo che ti sei tolto qualche sassolino Sì, dalle scarpe, diciamo così. Anche perché magari conoscevi gli attaccanti conoscevo un po' tutti i che giocatori. ti giocavano contro. Sì. Quanto conta per un portiere conoscere gli attaccanti? C'ha un suo Sì, peso c'è un oppure. vantaggio se conosci già i giocatori avversari perché magari sai quale è il loro piede preferito, sai anche per esempio nei calci di rigore sai dove possono indirizzare il pallone. E invece per quanto riguarda la finale, quando è che la partita è finita, diciamo, dopo il secondo gol, Penso sul oppure 3-0. sul 3-0? Sì, sul 3-0 ormai abbiamo lasciato i remi in Tu barca. potevi fare qualcosa sui gol, No, non oppure cioè, penso, no, non penso. era impossibile. Perfetto, allora passiamo all'altro vincitore ex aequo, diciamo, del premio, Buonasera. Marco Minelli. A te invece volevo chiedere, Marco, appunto, fare più o meno le stesse domande, in particolare se c'è una partita dove realmente ti hanno messo in difficoltà gli attaccanti avversari e tu sei riuscito a dare il meglio. Sono arrivati comunque pochi tiri in tutto questo torneo, però la partita che mi ricordo ho fatto belle parate è stata con il Canale. Mi ricordo una parata su punizione, sono riuscito anche a bloccare la palla, quella è stata bella. Non c'è una difficoltà da parte del portiere maggiore quando appunto arrivano pochi tiri, perché poi il livello di concentrazione deve essere sempre Sì, alto, bisogna mantenere la concentrazione. Devo dire che ci sono riuscito no? questo Io torneo. vedo anche in Serie A, ad esempio, ci sono diversi portieri
che sono molto bravi giocando in squadre minori, poi arrivano in una grande squadra e non riescono a dare il meglio di sé. Altri invece che proprio a livello psicologico sanno sopportare lo stress. È un fatto di concentrazione, di testa, di stare con la testa della partita. Tu come ti sforzi, diciamo, come riesci a concentrarti, a rimanere concentrato durante il match? Seguendo il gioco? Come mi hanno detto anche dei preparatori che ho avuto, bisogna muoversi tanto anche a palla lontana, mantenere sempre i muscoli pronti, perché gli attacchi possono arrivare da un momento all'altro. Mentre per quanto riguarda il rapporto con i tuoi difensori che ti sono davanti, diciamo, il portiere è quello che un po' li indirizza. Sì. Sono stati bravissimi loro, devo dire poco e niente, però sì, siamo stati sempre molto attenti, sono soddisfatto di loro. Poi ho visto che hai alzato tu la coppa, se non mi sbaglio, no? No, poi era foto, capitano, insieme. Diciamo che insieme avete alzato la coppa. Ecco, io l'ultima cosa che ti chiedo in questo momento invece, come hai visto la finale? Cioè, eravate sicuri di vincere oppure anche lì, diciamo, è stata una battaglia? Io avevo paura che gli altri sottovalutassero l'avversario e infatti li tenevo sempre con la testa nella partita, perché fino al primo tempo comunque la partita è stata molto equilibrata, 1-0 è finito il primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto delle belle azioni, ci siamo trovati poi a attaccare sempre e alla fine sono arrivati i gol. Senti, questo torneo Santa Fermina come l'hai visto? Il livello era abbastanza alto oppure... È stato un buon torneo, poi consideriamo c'erano anche delle squadre che hanno disputato il campionato d'élite quest'anno e nazionali come Civitavecchia. Certo. Appunto, quindi anche buone squadre. È stata una bella esperienza. Sì, una bella esperienza. Questa è la cosa importante. Dalla parte difensiva, degli estremi difensori, passiamo a quest'altra parte invece e parliamo di attacco e di gol, appunto con il miglior giocatore e con il miglior realizzatore. Io partirei da colui che ha segnato una doppietta in finale, appunto chiedendogli com'è andata questa partita e se se la sentiva, diciamo, che avrebbe segnato nella finale del torneo. Sinceramente non me la sentivo che avrei fatto gol. È stata un'ottima partita, gli avversari sono stati molto bravi, anche noi abbiamo fatto molto bene, belle azioni da gol, siamo stati abbastanza bravi. Ci puoi raccontare, diciamo, le due azioni che ti hanno portato al gol, Danilo? Paparella mi ha lanciato davanti al portiere, l'ho smarcato e ho fatto gol. E l'altro sempre su passaggio, dal limite, e piattone destro... all'angoletto. Quindi la finale è stata la partita che secondo te hai giocato meglio oppure ce ne sono state altre? No, anche la semifinale è stata abbiamo giocato molto bene, abbiamo col Civitavecchia abbiamo fatto un'ottima gara, anche là siamo stati molto bravi. Tu giochi trequartista, no? Sì. Ecco, la cosa che ti volevo chiedere, tu preferisci partire da lontano, diciamo, la porta oppure comunque stare molto a ridosso degli attaccanti? No, io preferisco stare un po' dietro agli attaccanti, sì. Tra le linee di centrocampo, anche perché magari c'è più possibilità di prendere la palla. Certo, rispetto. Fare il gioco... Certo, rispetto infilare gli attaccanti. Esattamente. Sì. Tu generalmente quando ti trovi di fronte ai portieri, ecco, poi abbiamo anche il portiere che era di fronte a te, sì, tendi a batterlo, magari a dribblarlo per segnare? Dipende dall'azione. Come si mette il portiere, poi quando ti trovi là davanti di essere freddo. Certo. Tu hai sempre giocato in questo ruolo oppure... No, anche centrocampista, un po' più dietro. Adesso... Dipende dal mister e il modulo, mi trovo bene anche al centrocampo. Adesso ci sono un po' di vacanze per le prossime settimane e poi il ritiro invece quando rinizi? Penso ad agosto, i primi di agosto iniziamo la preparazione.
c'erano bisogno di magari fare una dieta particolare, come, perché poi comunque la vostra categoria già è abbastanza Certo. elevata, non è che uno può arrivare troppo rilassato, No, diciamo, no. No, all'inizio. prima della preparazione, normalmente una corsetta per tenerti in forma. Sempre. Ho capito, e basta quello, Sì. perfetto. Invece Matteo, il bomber, diciamo, della manifestazione, com'è andato questo torneo a livello personale? Al di là dei gol, ti è piaciuto, diciamo, il torneo, sia l'organizzazione che le squadre che hai affrontato, e se c'è stato qualche difensore che realmente ti ha messo in difficoltà? Beh sì, noi abbiamo giocato molto bene tutte le partite, eravamo superiori, cioè come gioco e anche come concentrazione sulle altre squadre. In effetti, cioè, non abbiamo trovato tanta difficoltà a affrontare tutte le squadre, però sì, cioè, il difensore che mi ha impressionato più di tutti è stato proprio questo in finale, il terzino destro, perché era molto bravo e era molto concentrato, scusate. Era molto concentrato e era sempre attento, era. E nonostante questo, però, sei riuscito a beffarlo, visto che poi hai fatto un Sì, gol sì. Sì, anche in finale. Raccontaci anche tu com'è stato questo il gol. gol è venuto su un lancio dalla parte opposta del terzino e in profondità sono scattato e mi sono trovato aperto il portiere, ho incrociato e è andata dentro. È andato tutto dentro. Ecco, la domanda che ti volevo fare a te, il rapporto con, ecco, il trequartista, cioè tu comunque tendi da attaccante puro a cercare sempre e comunque il tiro, il gol, sei molto egoista come attaccante oppure no? E qual è il ruolo che deve essere quello di un attaccante? Abbiamo visto pochi giorni fa durante l'Europeo, no? Quella esitazione di Sì. Balotelli, non sapeva se tirare o no, e la cosa che gli hanno detto tutti quanti, dice lì, un attaccante non deve pensare, deve solo tirare e Vabbè, sì, però segnare. lì stai proprio a fare nazionale. C'hai, che ne so, 50.000 spettatori che ti guardano. Non è facile come un torneo che si organizza. Stiamo vedendo le immagini della premiazione, no? Con questo trofeo bellissimo che appunto ci hanno spiegato che il prossimo anno, se rivincerete, voi del Fregene, se rivincerete il trofeo potrete portarlo a casa. Quindi ecco, questa c'è stata la riconsegna del trofeo da parte del Corneto e poi appunto la premiazione. Immagino che non eravate emozionati, oppure sì, che cosa dici tu che sei, diciamo, il vice capitano? Emozione c'era perché comunque aver disputato delle partite, belle partite, c'era la consapevolezza comunque che noi siamo un bel gruppo e ci ha fatto piacere, come penso faccia piacere a tutti, alzare questa coppa. Che poi se la vediamo è una bella coppa, tra Sì, l'altro. ecco, sta qui davanti a noi. Quindi, poi ho visto tra l'altro che vi siete fatti le foto comunque insieme, c'era Sì. un bel clima. Quella è la sportività, la cosa più bella Chiaro. dentro questo sport. Ti volevo fare una domanda a te, Matteo, che diciamo, come essendo un attaccante, sei anche quello che prende più falli rispetto ai portieri. Ecco, stavamo parlando di sportività, stiamo vedendo tutto il discorso che c'è stato a fine gara, però poi quando si è in campo che si prendono i calci, che poi si sa, c'è la competizione, a volte è legale, però a volte si tende magari a fare una scorrettezza per arrivare all'obiettivo finale, che è quello di vincere. Tu riesci ad avere un rapporto sincero magari col tuo difensore che fino a un attimo prima sgomiti con lui e poi dopo fuori Beh, dal campo? sì, la furbizia c'è sempre nel calcio, però alla fine io penso che chi mena non sa giocare a pallone, Certo, certo. perché se no, cioè, non sei uno leale. A calcio bisogna essere sempre precisi, puntuali, e essere, come si dice, avere rispetto anche dell'avversario. Però questo qui vale per i difensori, ma a volte anche con gli attaccanti. Ad esempio Danilo, una cosa che ho visto soprattutto voi trequartisti, con i dribbling a volte cercate di magari di Esagerare. umiliare, di mettere in difficoltà, soprattutto se sapete che un difensore è facile da battere, allora diciamo vi divertite con voi e lì arriva il fallo quello lì, no? Di Certo. frustrazione. Ti è mai capitato una... Molte volte.
Molto, sì. Sempre dovuto a Ah, questi sì, dribbling. dribbling. Però ecco, diciamo, poi tu come ti comporti? Alla fine Alla uno. fine il calcio si prendono e si danno le botte, quindi cioè, non è che è uno sport purtroppo, Cioè, uno sport, come cioè dicevamo prima, è uno sport non maschio, è uno quindi. sport maschio, quindi è E quindi normale, ci sta, è normale che ci sta. te le puoi, te le Certo. Invece una cosa volevo chiedere al portiere del San Pio, quando c'è una partita come quella della finale, cioè che è grande il divario appunto in campo, come si fa, diciamo, a rimanere, al contrario, a rimanere concentrati, perché comunque cerchi, magari prova a immaginare, provi a fare comunque quello che è il tuo mestiere in quel Sì, momento. soprattutto io che sono nelle retrovie cerco magari di dare concentrazione ai miei difensori, a mantenerli concentrati, ma non solo i miei difensori, ma anche i centrocampisti come il resto della squadra, perché una squadra appunto si è più forte, è importante essere sempre concentrati, arrivare puntuali, tenere un pressing molto alto per far sì che la squadra non attacchi troppo. Certo, invece una domanda che volevo farti, diciamo tua personale, dicevamo prima con il promotore del torneo che voi diciamo dovete far coniugare diversi impegni da quelli scolastici anche a quelli extrascolastici con quelli agonistici. Tu a che cosa dai la priorità? Però devi essere sincero, eh? Ok, allora la priorità si dovrebbe essere, cioè, dovrebbe essere la scuola. Solamente la maggior parte delle volte qualsiasi giovane dà la priorità al divertimento, quindi allo sport. Però lo sport, cioè nel senso il divertimento è solo lo sport oppure lo sport è un altro impegno? Perché a No, lo sport volte. deve essere preso come un impegno. Però è sempre importante ricordare che come impegno deve essere anche un divertimento, non deve essere. Certo, ecco tu quindi ti invece proprio una passione Sì. per lo sport quando hai 5 minuti immagino che hai sempre voglia di giocare, però Sì. giochi in un ruolo particolare, cioè com'è nato il fatto del portiere? Inizialmente io quando ero piccolo non ero un portiere ma giocavo a difesa. Poi Sì. ho iniziato a capire magari quando giocavo con gli amici che mi piaceva anche fare il ruolo del portiere perché mi piaceva magari slanciarmi, tuffarmi. E ho iniziato a provare così quando ero piccolo. Poi col passare degli anni ho capito che era il ruolo che mi appassionava. E quindi si è andato avanti. Sì. Per quanto riguarda invece te, com'è andata, diciamo. Anch'io da piccolo giocavo a centrocampo e durante una partita una volta ero piccolo piccolo, quindi c'era solo un portiere nella nostra squadra e si prese male. E l'allenatore chiamò tutti quanti noi, ci disse chi vuole provare. Almeno per questo pezzo di partita stare in porta, io ho detto io, e da là non E sei rimasto in porta, sei rimasto in porta. diciamo. Qual è il tuo portiere, il portiere a cui ti ispiri, diciamo? È Buffon. Certo, perché cioè, tu che sei proprio un esperto naturalmente del tuo ruolo, dici quali sono secondo te le caratteristiche di Buffon che ne fanno il miglior portiere del mondo? Buffon ha stile, proprio anche eleganza. Quando gioca è il massimo, è il migliore, ma penso ogni preparatore dei portieri lo dice, perfetto, sotto ogni punto di vista. Invece, al contrario, per quanto riguarda te, Matteo, diciamo che fai il ruolo che quando uno inizia a giocare a pallone, poi il numero 10 e il numero 9 sono quelli a cui uno aspira, per la maggior parte dei casi è stato così. È stato difficile avere quella maglia numero 9 oppure diciamo tu quando hai iniziato a giocare a pallone hai sempre avuto una facilità nel buttarla dentro, diciamo? Ma io ero un difensore centrale e poi a metà anno noi, cioè non segnavamo mai, non segnavamo e a me mi ha messo punta e in metà anno ho fatto 20 gol e da lì ho Hanno capito, avevi un allenatore giocato, prima, si sì, ho era sempre giocato in sbagliato. attacco, ho sempre giocato. Certo, ho capito. Invece per quanto riguarda te, Danilo? Per me, io ho iniziato sempre lo stesso ruolo, mi è cambiato da piccolo sempre.
Sempre dietro le punte, sì. dietro le punte, perché forse riesce a giocare maggiormente con la testa alta, no? Sì, vabbè, Riesce a vedere. anche il fisico, sono molto piccolo, quindi Certo. Vabbè, ne noi trovo molto bene. abbiamo una nazionale, abbiamo visto, Giovin, no? di C'erano Nadal. tutti quanti Certo. attaccanti molto, molto rapidi, Bravi probabilmente. tecnicamente. Certo. Ecco, proprio in questi giorni stanno disputando gli europei. Io volevo farvi una domanda un po' a tutti, ma magari mi risponde chi vuole, partendo magari da voi. Il calcio è giocato ai massimi livelli. Voi che lo andate, sicuramente lo andrete a vedere. C'è tanta differenza in campo, al di là dello spessore tecnico, il tipo di calcio proprio che si gioca. O è più o meno simile a quello che si gioca in un qualsiasi campo di juniores, al di là del fattore tecnico che naturalmente è differente, però parlo le stesse problematiche o le stesse, quello che poi dicevamo prima, i rapporti attaccanti-difensori, così c'è anche nel calcio di primissimo livello oppure no, secondo te? Vogliamo molto imitare questi grandi giocatori. A quei livelli non ci. Cioè, per il momento ancora no. Ci sono solo loro che fanno un bel calcio. Sì, Molto bello. in effetti sì. Vogliamo molto imitare il loro calcio. Molto il settore giovanile, i ragazzi. Anche delle volte capita di vedere nel settore giovanile delle squadre o dei giocatori che imitano degli atteggiamenti a Sì. volte anche sbagliati. Ad esempio, mi ricordo, perché lo stavo seguendo, quando Cassano segnò un gol, mi sembra, alla Juve e spaccò la La bandierina. bandierina. Beh, la settimana successiva quasi tutti i campi chi segnava spaccava la Spaccava. bandierina, quindi c'è questo Sì. spirito di emulazione anche quando magari ci sono degli atteggiamenti scorretti. In particolare hai visto Matteo degli atteggiamenti in Serie A scorretti come possono essere quello dello sputo o dell'insulto dell'allenatore. Come vengono viste? Secondo te, ci stanno, tu che sei un attaccante, che sei un giocatore, ci stanno quegli atteggiamenti in un momento di tensione oppure comunque sono ingiustificabili? No, vabbè, non sono giustificabili perché loro prendono tanti soldi e è anche giusto avere la professionalità su tutto, sul rispetto del mister e sul rispetto dell'arbitro, come può essere, come un insulto all'arbitro o qualsiasi altra cosa. E quindi devono essere, come si dice, sempre Devono essere sempre responsabili perché devono responsabile, sì. sapere che comunque ci sono tantissimi ragazzi che vedono loro e che magari non è il caso vostro perché siete già abbastanza grandi, ma magari più piccoli non hanno comunque la testa di capire che in quel momento stanno facendo qualcosa di sbagliato e che quindi devono comportarsi in una certa maniera perché altrimenti se con la visibilità che hanno possono fare dei danni agli altri. E anche il discorso un po' delle scommesse, no? Quello che sta uscendo fuori, anche se le scommesse, poi questa è un'opinione mia, ma anche se le scommesse fossero legali, è chiaro che tu che scommetti così tanto sul gioco d'azzardo, comunque hai delle responsabilità, se non Certo. altro il fatto che tutti quanti ti conoscono, sei un personaggio pubblico, hai dei fattori positivi, essendo un personaggio pubblico, però poi cioè, ce ne sono anche altri di negativi. Tra pochi minuti comincerà, che ne stiamo registrando, inizierà la partita della nazionale. Tu come la vedi la nazionale quest'anno? Io la vedo abbastanza bene, ci sono molti giocatori della Juventus. Molti che Tu sei comunque juventino? quest'anno, no, io sono romanista, Ah. però quest'anno la Juve ha meritato, è stata una grande squadra dall'inizio alla fine, neanche non ha mai perso, quindi era Assolutamente. anche giusto integrare tutti quei giocatori della Juventus. E poi c'è Danielino De Rossi, sempre il numero uno. Ma una cosa che volevo chiederti era questa, tu che comunque stai in difesa li vedi sempre gli attaccanti, ti ci scontri tutti i giorni. Ho visto nella nazionale ad esempio che non c'è il tipico attaccante, quello d'aria, no? Quello Davvero? grosso in cui
di peggio, diciamo, si butta la palla davanti e lui si dice in gergo fare parto da solo e non c'è là un giocatore. Secondo te è indispensabile per una squadra e ti mette in difficoltà la squadra che ha comunque un punto di riferimento davanti, alto, Dipende oppure. anche molto dal modulo dell'allenatore, perché se l'allenatore punta magari sul fascio e cross al centro, è molto utile un attaccante alto, grande, che possa fare gol di testa. Mentre se l'allenatore magari punta sulla tecnica, sull'attacco magari dalla fase centrale, è buono anche giocare con dei giocatori molto piccoli e veloci, come appunto Giovinco, Di Natale, Cassano. Tu Danilo che ne pensi? Ti trovi meglio a giocare con il tipico pennellone davanti oppure magari con chi parla la tua stessa lingua con i piedi? Beh, preferisco con un attaccante che segna, che sta là davanti e ti dà un punto di riferimento. Che poi è una cosa abbastanza che se vediamo le nazionali Sì, passate c'è sempre stato, sa no? Il Luca giocatore, Toni, Toni, Vieri, Vieri. comunque sono quelli che fanno respirare la squadra. Sì. Tu Matteo ad esempio ti è capitato sicuramente di in alcune partite il compito di dover far respirare la squadra, di tenere palla, andare. Tu cerchi di andare verso la bandierina, qual è la tua tecnica, diciamo, per perdere tempo, diciamolo Ma così. vabbè, si cerca il fallo, la prima cosa, in modo che si respira, si fa salire la squadra, la difesa, il centrocampo, tutto quanto. E, però sì, la mia tecnica, cioè, è di stoppare il pallone e di andare verso l'esterno, in modo che si perda il più tempo possibile. E, poi, cioè, non sta in via centrale, che è la zona più pericolosa, verso l'esterno si può sempre chiudere. Capito. Siamo arrivati quasi alla fine di questo programma, visto che siamo pochi minuti prima del fischio inizio di questa partita, vi chiedo un piccolo pronostico a ognuno di voi, così poi i vostri compagni potranno prendervi in giro oppure no. A parte gli scherzi, secondo voi qual è il destino dell'Italia in questo girone, diciamo, degli europei? Per me arriva seconda e oggi penso che finisce 2-1 per noi e un Dio Vedo con che la segni, Spagna. vedrò la Spagna, Invece tu che sicuro. dici? Pure per me si qualificherà seconda. Speriamo che vince 2-0, senza Ok. subire gol. I portieri invece qual è la loro idea? Io sono d'accordo per la seconda posizione, penso che è la più plausibile. E stasera vinciamo 3-1. Sicuro, proprio. Sicuro. Giusto anche il Sicuro. portiere più. Tu che No, io dici? sono d'accordo con lui. Per me un 2-0 questa sera andrebbe a andare molto bene. Possiamo finire il girone come seconda, sì, oppure come prima con più differenza di rete. Voi venite da Fregene e immagino che diverse volte eravate venuti a vedere Civitavecchia. Volevo farvi una piccola domanda e chiedervi come vi sembra Civitavecchia vista da fuori e come vi sembra lo stadio Fattori. Lo dicevamo quando stavamo venendo qui, mi piace Civitavecchia, poi a me i posti di mare comunque mi sono sempre piaciuti. Lo stadio è vecchio come stadio, cioè come impianto, però è comunque bello, cioè quando entri in campo da sotto è sempre un'emozione. Certo. È diverso, un'esperienza diversa rispetto ai campetti nostri. Qual è invece la vostra Sì, sensazione? ha ragione, perché è sempre bello giocare dentro uno stadio con delle tribune alte, con anche la pista intorno. E invece, vabbè, certo, l'emozione la trovi sempre per giocare, però è un'altra cosa. Cioè, arrivi lì e già entri in prima partita. Certo. Danilo? È un bello stadio, già ci sono state parecchie volte a giocare. Un po' vecchiotto, però abbastanza carino, sì. Invece Davide, a te che sei di Civitavecchia non chiedo naturalmente dello stadio, anzi chiedo se ci sono stati degli impianti nella tua esperienza agonistica che hai visto e che vale la pena di giocarci dentro. Un buon impianto è appunto quello di Orbetevere. Ci ho giocato varie volte e mi è piaciuto come impianto anche perché è molto grande. Okay.
Io mi complimento comunque con voi che avete raggiunto degli obiettivi a livello individuale e anche come squadra. Vi do gli appuntamento al prossimo anno, sperando che sarete magari sempre voi a prendere questi premi, e do anche l'appuntamento alla prossima settimana ai nostri telespettatori. Arrivederci e grazie.